Siamo nella location del Teatro della Polvere. Ringrazio il Teatro della Polvere perché mi ha dato l'opportunità di leggere questo testo interpretativo scritto per l'amico Sergio Maltagliati. Quando si pensa all'arte, questa, come prodotto e conseguenza dell'agire umano, possiede una carica passiva nell'ente reale, nella cosa o oggetto che in qualche modo subisce l'agentività umana. Del resto, l'etimologia stessa della parola tecnica, che si usa per descrivere un'opera d'arte nella parte dell'esecuzione, significa insieme delle norme applicate e seguite in una certa attività. In realtà è vero l'opposto. Martin Heidegger, riflettendo, afferma che il problema non sia quello dell'esistenza dell'uomo, bensì quello prioritario del senso dell'essere. In questa prospettiva problematica, l'uomo è concepito come pastore dell'essere, come colui che deve prendersi cura dell'essere e porsi in ascolto dell'essere. Allora, la tecnologia come applicazione umana all'essere è un ascolto dell'essere stesso, una conseguenza del rapporto-relazione tra l'umano e il mondo come realtà. Certo, a questo punto si potrebbe obiettare che la tecnologia per se stessa sia priva della dimensione di autoregolazione, ma a ben vedere, la tecnologia che nasce per l'umano, non quella che già sorge contro come potrebbe essere una bomba, ha in sé la portata umana dell'etica. Se l'umano è in ascolto, ecco che sorge una dimensione della tecnica che non è solo processuale o fatta di legami di conseguenza logici. Ma una forza propria dell'umano che è quella dello spirito. Maltagliati fa questo, a partire dalla tecnica, usa la tecnologia come veicolo che si eleva. Non un semplice strumento passivo, ma attivo, perché capace di portare e supportare lo spirito umano attraverso la sinesteticità di forme espressive diverse, come la musica e i colori. L'installazione Color Variations mostra 40 foto generate dal programma Autumn Visual 2.0, che produce variazioni di colore per rese disponibili all'interazione per la loro disposizione che determina una musica. La musica, come colore e come certa scrittura, la poesia, ha un potere evocativo, è una metacognitiva, evoca e fa riflettere. In questo è sempre figlia di te. Così la tecnologia come prodotto umano ha il vincolo della presenzialità al mondo reale. Come comprensione di questo, e nonostante il pericolo della sua pervasività nell'interiorità umana, come nel caso dell'informazione di massa, vogliamo immaginare comunque l'umanità capace di ascoltare la propria autentica essenza, perché l'umanità ha qualcosa di spirituale, di alto, che l'assicura contro certa decadenza contemporanea. Grazie. Thank you.